Se ti hanno appena comunicato che potresti avere qualche difficoltà nel concepire un bambino e ti hanno paventato la possibilità di avere dei rapporti mirati usando il Clomid per indurre l'ovulazione, allora questo video è per te. Ma bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Faccio il mio solito disclaimer, anche se ormai non credo che sia più necessario perché mi conoscete, sapete chi sono, sapete tipo quasi tutto di me. Non sono assolutamente un medico. Nei miei video riporto solo dei dati scientifici che trovo tramite le mie ricerche, unitamente alla mia personale esperienza. Dopo di questo possiamo buttarci nel video. Video super richiesto da voi, me l'avete chiesto sia qui su YouTube che su Instagram. Mi raccomando, se non mi seguite su Instagram, fatelo. Vi lascio qui in sovraimpressione l'indirizzo da seguire. Quindi, dicevo, mi avete fatto un sacco di richieste per questo video. Effettivamente non mi era mai venuto in mente di girare un video sul clomifene citrato perché agli effetti è una cosa così lontana da me ormai che non ci avevo neanche più pensato. Però effettivamente quando una donna è alle prese con la ricerca della maternità ed è all'inizio del suo percorso, la prima cosa che le viene proposta, ovviamente dopo aver valutato un periodo in cui ha cercato di rimanere incinta naturalmente, è appunto il benedetto Clomid. Quindi parliamo di questo Clomid. E partiamo dalla prima cosa, ovvero che cos'è il Clomid? Il clomifene citrato, perché in realtà il suo nome sarebbe questo, è uno stimolante sintetico dell'ovulazione appartenente alla famiglia degli ormoni gonadotropici. Ti viene prescritto appunto dal tuo medico nel momento in cui ha accertato il fatto che desideri un bambino e che è passato già un po' di tempo, che ne so, 6 mesi dalla ricerca, dall'inizio della ricerca, e ancora non sei riuscita a rimanere incinta, allora lui ti prescriverà questo farmaco. Il presupposto per avere la prescrizione medica di questo farmaco è che sia stata accertata una soddisfacente funzionalità ovarica, una funzionalità soddisfacente appunto delle tue ovaie, anche se possono essere presenti delle irregolarità dei cicli e spesso anche una mancata ovulazione. Il Clomid è un farmaco che si presenta in compresse da 50 grammi e in base alla prescrizione medica che riceverai dovrai assumerne da 1 a 3 pastiglie al giorno per una durata di 5 giorni. Quello che spesso succede è che il tuo ginecologo ti faccia spesso cominciare dall'assunzione di una singola pastiglia al giorno e andrà ad aumentare il dosaggio solo ed esclusivamente se il tentativo precedente non avrà dato i suoi frutti e ovviamente solo se lo riterrà opportuno. Quindi non è che se fai un ciclo di Clomid con una sola pastiglia al giorno per 5 giorni e sei riuscito ad ovulare lo stesso, ma non sei rimasta incinta, allora successivamente, nel ciclo dopo, il medico ti prescriverà 2 pastiglie di Clomid anziché una, perché comunque l'ovulazione c'è stata ed è stata accertata ovviamente tramite i monitoraggi da lui. Se però nonostante l'assunzione di una pastiglia per 5 giorni non ti avesse fatto ovulare, il medico potrà decidere appunto di aumentarti il dosaggio ad arrivare fino a 3 pastiglie al giorno per 5 giorni. Il clomifene citrato non è solo un ottimo farmaco perché riesce spesso ad indurre l'ovulazione, ma è anche un ottimo approccio al mondo della procreazione medicalmente assistita, però senza l'implicazione di tutte quelle siringhe, di tutti quegli appuntamenti, di tutte quelle tra virgolette piccole operazioni che si fanno quando si tratta di procreazione medicalmente assistita, perché con l'assunzione del clomifene citrato bastano dei monitoraggi da parte del vostro medico curante. Diciamo che è un primo step economico che può portarti a dei risultati soddisfacenti, ovvero al fatto di rimanere incinta. Punto numero 2. Come viene prescritto il Clomid? Il tuo medico sceglierà qual è la modalità di prescrizione che più si confà al tuo corpo e alle tue esigenze. In linea di massima però ci sono dei pattern di prescrizione ben precisi, che sono dal secondo giorno al sesto giorno del ciclo, dal terzo giorno al settimo giorno del ciclo, che è anche il più comune, oppure dal quinto giorno al nono giorno del ciclo. Dovrai dunque assumere il farmaco che ti è stato prescritto nei 5 giorni che ti sono stati prescritti e che sono stati scelti dal tuo medico curante. Terzo punto, come sai qual è il tuo primo giorno del ciclo? A questa domanda si risponde piuttosto facilmente. Il primo giorno del ciclo infatti corrisponde con il primo giorno di comparsa delle mestruazioni. Non sto parlando di spotting, sto parlando di mestruazioni vere e proprie. Come capire la differenza? È un po' più complicato, ma ci arriviamo. Le mestruazioni sono un sanguinamento piuttosto copioso che arrivano a macchiare la mutandina oppure salvaslip o l'assorbente o quello che stai
indossando in quel preciso momento, e ti costringe a cambiare quello che stai indossando, altrimenti rimarresti bagnata o macchiata. Lo spotting invece può differenziarsi dalla mestruazione anche per il colore del sangue che viene perso dal corpo della donna. Mentre lo spotting può variare dal rosa al marrone o viceversa, solitamente le mestruazioni sono rosse. Quindi, se il tuo medico ti ha prescritto il Clomid dal terzo al settimo giorno del tuo ciclo, dovrai iniziare ad assumerlo 2 giorni dopo l'inizio delle mestruazioni vere e proprie, ovvero il terzo giorno del ciclo. Quarto punto, come funziona il Clomid? Come ho accennato prima, il clomifene citrato stimola i tuoi ormoni affinché questi stimolino a loro volta dei follicoli che in ragione di questo crescano. Come mai succede questa cosa? Per far sì che dentro a quei follicoli ci sia un ovulo maturo pronto ad essere fecondato poi successivamente dallo sperma. Detto così sembra un meccanismo piuttosto semplice, ma entriamo un po' di più nel dettaglio. Il clomid infatti va a bloccare i recettori degli estrogeni presenti nel tuo ipotalamo, che a sua volta sarà stimolato a rilasciare 2 ormoni, l'ormone follicolo stimolante, ovvero l'FSH, e l'ormone luteinizzante, ovvero l'LH. La sinergia perfetta tra questi 2 ormoni fa sì che l'ovulazione avvenga. E veniamo al punto 5. Quali sono gli effetti collaterali del Clomid? Perché sì, anche degli effetti collaterali purtroppo. Se ti è stato prescritto questo farmaco dal tuo medico curante, probabilmente avrai già fatto le tue ricerche in merito e avrai già letto parecchie volte che questo farmaco può portare a degli sbalzi di umore piuttosto forti e repentini. Ovviamente non tutte le donne sperimentano gli stessi effetti collaterali e comunque quelli che sto per nominare li puoi trovare facilmente sul foglietto illustrativo del farmaco o anche online. In accordo con questo, alcune donne sperimentano questi sintomi: sanguinamento vaginale o sanguinamento uterino insolito, tensione al seno, mal di testa, vomito, diarrea, visione offuscata, vampate di calore, dolori addominali e o pelvici. E ricordiamoci che in ultima istanza il clomifene citrato è linkato con la possibilità di una gravidanza gemellare oppure di un'iperstimolazione. L'iperstimolazione ovarica è una patologia molto, molto, molto seria, che consiste in una risposta esagerata delle ovaie in risposta alla stimolazione e ai farmaci che hai assunto, associato o meno ad altre complicanze. In ragione di quello che può succederti assumendo anche un farmaco abbastanza semplice come il Clomid, ti chiedo di ricercare un ginecologo che sia solito effettuare dei monitoraggi ecografici durante l'assunzione di questo farmaco. Questo è davvero davvero importante e non lo dirò mai abbastanza. Se il tuo ginecologo decide di prescriverti il clomifene citrato senza effettuare dei controlli durante l'assunzione, per piacere sii tu la prima a chiedergli di effettuare questi controlli ecografici per verificare come sono messe in quel momento le ovaie. La vita è tua ed è assolutamente preziosa ed è inconcepibile che un medico si rifiuti di sottoporti a dei monitoraggi durante l'assunzione di un farmaco che può causare dei sintomi così gravi. E comunque, se dovesse rifiutarsi di farlo, puoi sempre cercare un altro ginecologo. Veniamo al punto 6, ovvero quali sono i rischi collegati all'assunzione del clomifene citrato. Come ti ho già accennato prima, ci sono dei potenziali rischi collegati, linkati all'uso del Clomid. Il primo tra tutti è la possibilità di una gravidanza gemellare. Quando sei alla ricerca di un bambino che non arriva e pensi a dei gemelli, sei anche contenta di questa possibilità. La realtà dei fatti però è che la gravidanza gemellare può essere davvero molto rischiosa per te e per il tuo corpo e anche per i tuoi bambini. Quindi, anche se in teoria ti sembra un'ottima idea, prova a fare una brevissima ricerca su internet per quanto concerne la gravidanza gemellare e vedrai che presto cambierà idea. Un altro rischio linkato all'uso di clomifene citrato, che è molto raro ma pur sempre esistente, è il riportare danni irreversibili alla vista. Infatti è capitato ad alcune donne che avevano riportato come effetto collaterale la vista offuscata che questa non sia più tornata come prima. Altri rischi sono quelli che abbiamo nominato prima, ovvero la possibilità di sviluppare delle cisti ovariche oppure l'iperstimolazione. C'è anche da dire che l'uso di clomifene citrato per lunghi periodi è stato linkato al cancro alle ovaie. Tutte le informazioni che vi sto riportando qui le trovate anche linkate qui sotto nell'info box, quindi se volete approfondire ulteriormente l'argomento andate qua sotto e cliccate sui link per andare a leggervi le notizie di prima mano. Settimo punto, per quanto posso assumere il clomifene citrato? La maggior parte dei ginecologi preferisce non prescrivere
questo farmaco per più di 6 cicli. Se dopo 6 tentativi con clomifene citrato e con un'ovulazione accertata non sei rimasta comunque incinta, allora il tuo ginecologo opterà per delle altre opzioni. Punto numero 8. Clomid e ovulazione. Per alcune donne è sufficiente assumere il clomifene citrato per riuscire ad ovulare. In altri casi, invece, se il medico lo ritiene opportuno, ti potrà prescrivere un ulteriore farmaco, come ad esempio il Gonasi o l'Ovitrel, per indurre lo scoppio dei follicoli e quindi l'ovulazione stessa. Questi due farmaci sono delle gonadotropine corioniche, una ricombinata e l'altra urinaria, che aiutano lo scoppio dei follicoli, ovvero lo inducono, e quindi inducono anche il rilascio dell'eventuale ovocita contenuto dentro a questi follicoli. Punto numero 9. Quando avere i rapporti mirati. I medici consigliano di avere rapporti mirati a giorni alterni oppure tutti i giorni, a partire dal primo giorno di assunzione del clomifene citrato fino ad arrivare al giorno dell'accertata ovulazione. Questo ti darà maggiori chance di riuscire a rimanere incinta. Consiglio personale: non far passare più di un giorno senza avere un rapporto sessuale, cerca di avere rapporti tutti i giorni se il tuo scopo è quello di rimanere incinta. Ma veniamo al punto numero 10 della nostra lista, ovvero il tasso di successo del Clomid. Allora, le ricerche ci dicono che l'80% delle donne che assumono il Clomid riescono ad ovulare, ma solo tra il 10 e il 12% di queste riescono a rimanere incinte. Questa, diciamo, è una panoramica generale di tutto quello che devi sapere sul clomifene citrato e sulla sua assunzione. Spero che questo video ti sia stato utile. Mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e un commento qui sotto con la tua personale esperienza di assunzione del Clomid, che potrà essere d'aiuto a tantissime altre donne che stanno guardando questo video in questo momento. E nulla, ricordati di iscriverti al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!